E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo ancora qua, ancora GTA, ancora tutta una campagna da portare avanti, da fare, da vedere. E oggi siamo tornati ancora per continuare questa serie che, come ben sapete, è inutile che vi dica, va avanti ininterrottamente da GTA 4. E oggi siamo qua con la missione numero 37, ovvero effetti speciali per Devin Weston. Come sempre ragazzi, il supporto è quello che vi chiedo, è quello a cui tengo di più, il like, l'iscrizione e tutto quanto. E ragazzi, è un grande invito, perché tutti questi contenuti mi portano via tempo, mi diverto, ma comunque cerco anche di portare qualcosa per voi. Detto questo, passiamo a GTA. E in realtà non passiamo a GTA, ma passiamo a FIFA, perché stavo giocando a tutte altre cose e quindi niente, ci tocca chiuderlo. Ciao FIFA. Ok, cuffie e vamos. Allora sì, questo è Franklin, molto bello, ma dovete sapere una cosa, che io sono una persona che non ha voglia di fare un cazzo nella vita. E quindi, piuttosto che andare al supermercato che sta a 2 chilometri da casa e prendermi dell'acqua, appunto mi sono preso una birra che sta in frigo da dicembre, siamo ad agosto, piuttosto che alzare le chiappe e spendere 2 euro e prendere l'acqua al supermercato. Benvenuti nella vita di Adri. Intanto, che ore sono? 00:27, non mi piace giocare col buio, ormai penso che sia una cosa che sanno anche i muri quando portiamo questo gioco. Quindi è il momento di, niente, far passare il tempo e fare questa missioncina di notte. Ok, adesso mi piace già di più. Sono le 8:44, quindi abbiamo tutta la giornata. E siccome devo andare da Devin Weston, che tipo è qui, potrei anche andarci con Michael. Però magari tipo poi rompe le palle, che ne so, la missione magari per Franklin, perché sinceramente io non ricordo. Ogni tanto ho dei vuoti di memoria e allora ci vado con Franklin, mi tappo il naso, mi faccio il viaggio e fine. Curvi poco però, bimba. No, forse è meglio andare di qua. Allora, ecco qua. Ecco, avevo messo l'abilità, ma non me l'ha presa. E quindi, quindi fanculo. Ok, quindi fanculo. Fanculo T e tutti quanti quei come T. Cheat, mega cheat, tra l'altro. Ok, qua. Sì, ma se attivo l'abilità speciale, Marianna Cane. Oh man. Dio Keen. Ok, evidentemente devo smettere di prendere la moto, perché l'ho pensato quando l'ho presa e ho detto, sicuramente me ne pentirò. E infatti non mi sono sbagliato. Dall'altro, funny thing, è dalle prime missioni che non cambio lo stile di capelli ai miei personaggi. Perché boh, sto qua di GTA 5, per la 5, ganzo ganzo. Comunque siamo arrivati. Molly. Non si può entrare. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors e poi un pompino. Are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Va bene, tesoro. Nello studio penso sia già fattibile così.
Allora, va bene qua la corsetta, però qui farei una cosa un pochino più furba. Now listen to me, just get the fuck out of here. I'm sick of looking at your face, Nina. Mettiamolo fuori combattimento. Oh, ciao. Minchia, cioè, è così leggero che lo trasporti così. Che cazzo è, pelle e ossa? A posto. Cioè, non si riconosce che è un'altra persona. No, giustamente le persone guardano l'abito. C'è neanche a dire che non stanta, perché c'è uno di un'etnia, uno è di un altro, per usare parole che il politicamente corretto mi permette di usare. Where the hell is Brandon? Jesus! Are you gonna find him? Someone's gonna find him! At least get him a mask or makeup. Vamos, cazzo duro. What the hell are you doing? This guy? Get him out of the car! Oops, sorry. Ah, di tu? Adesso sei morto. Sì, I hit him! Sì, l'ho investito! No, sta qua a rompicoglioni come Grace Ancelotti su GTA 4. No, fatemi capire, perché bisogna subito mettere le cose in chiaro, eh. Sembra la sicurezza, anche te che mi dai una mano, però, eh. Questa non è la macchina che spara le... No. Donna, quanto ti odio, perché non stai zitta? Frank, mi tirare qualcosa. What's this? Spikes? Oh, a posto. Ovviamente macchine belle sono a giro quando sto facendo la missione, mi pare giusto. Senti, hai rotto il cazzo. Damn, what's this button do? Oh, fuori da... Oh, cosa? Mr. Weston is marathon training, but he can reconnect. Ok, no, ci ha passato dentro. I got the car. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those are going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail. Sicuramente dovevo consegnarla con meno danno, quindi non beccherò al 100%. Buona. Scusate, la birra, ve l'ho detto. Non ho capito dove c'è da andare, perché mi stavo concentrando su tirare rutti e quindi non mi sono concentrato su quello che c'è veramente da fare. Al garage famoso, ok. Quindi dovrebbe mancare tipo una o due macchine ancora al pagamento famoso. Forse una ancora. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Lamar, come stai, ciccio? You're doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speaker. No. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there. Look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I censored? Sta testa di cazzo non paga. He's the spirit. But you're the brains, am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever.
Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me... Finita. Slam. Vabbè, noi abbiamo fatto effetti speciali. Non ho visto quanto fatto. Forse anche meglio. Però a questo punto... un'occhiata ce la voglio dare. Ho fatto il 100% la volta che l'ho fatto, non ho guardato. Sono un coglione, no, veramente, pestatemi. Comunque, parlando di cose serie, noi ci salutiamo. Riuscissi a prendere quel taxi sarebbe cosa buona e giusta. E noi passiamo ai saluti. Grazie ragazzi della visione, noi ci vediamo alla prossima. Da Adri è tutto. Mi raccomando sempre like, iscrizione e tutto quanto, che ci tengo tantissimo. Grazie di nuovo. Bacione.